Bentornati al CFD qui su Canale Planet, io sono sempre Vittorio Santotto. Allora, non ho il microfono per questo report, ma dovrebbe sentirsi ugualmente bene. Nel frattempo il caldo subsahariano che ci ha colpiti e che mi sta sciogliendo come un ghiacciolo continua imperterrito. Allora, voglio parlarvi della conferenza di Medusa, che si è aperta in modo celebrativo, visto che quest'anno ricorrono i 20 anni di attività di questa casa di distribuzione, quindi hanno aperto la conferenza con una clip montata contenente gli spezzoni dei maggiori film di successo di questi ultimi anni da loro distribuiti. Hanno presentato alcuni film interessanti e qualcos'altro che mi ha fatto un po' storcere il naso, e dire un po' è un eufemismo, ma ne parleremo tra poco. Allora, hanno presentato il trailer di un film che non si può dire che attendessi con ansia, ma sinceramente un po' vedendolo sono andato, non dico in brodo di giuggiole, però comunque ho pensato, beh dai, potrebbe essere un action carino. Sto parlando di The Transporter Legacy. Nel senso che a me la serie Transporter non è che mi abbia mai fatto impazzire tanto da potermi definire fan, però erano quei film che guardandoli mi creavano divertimento. Jason Statham a me come attore di genere piace, qui non c'è più lui ma c'è un volto più giovane, sicuramente meno massiccio visivamente parlando, però quello che ho visto lascia pensare che il film possa essere un action di tutto rispetto. Certo, non se ne sentiva il bisogno, la saga Transporters poteva tranquillamente chiudersi con il terzo, che non era granché. Hanno deciso di riaprirla, quindi di creare una sorta di reboot, come ormai va di moda in questi ultimi tempi. A me queste operazioni non piacciono, però trattandosi di un film comunque non particolarmente strepitoso, a cui lo considero un capolavoro di genere come film, il primo, la saga in generale, io li considero buoni action, ma comunque niente di particolarmente trascendentale. Ecco, se lo fanno bene ci può ancora stare, perché comunque gli spunti ci sono tutti, per cui magari potrebbero tirar fuori qualcosa di buono. Ovviamente il trailer è composto da corso in macchina, esplosioni, belle donne che accompagnano sullo schermo, insomma tutti i cliché di fidazione, soprattutto contemporanei. Poi hanno presentato Fuck You Prof, un film che sembrerebbe francese, non l'ho capito bene, però l'idea mi sembra carina, nel senso che è questo tizio poco raccomandabile, questo rapinatore che deve recuperare il bottino di un precedente colpo che era stato nascosto in un cantiere, quindi nelle fondamenta di quella che poi è diventata una scuola, e allora cerca questo tesoro spacciandosi per professore, si fa assumere e quindi ha dei modi parecchio rozzi e ruvidi. Sembra una di quelle commedie molto sguaiate, ma ha delle idee che secondo me potrebbero promettere bene, nel senso che nel trailer vediamo che a un certo punto c'è questa ragazza che piange e allora arriva la collega e dice: ascolta, guarda che sta piangendo. Lui la guarda e fa: senti, la smetti che hai rotto il cazzo. Non che sia una battuta particolarmente raffinata, assolutamente no, ma non credo neanche che questa commedia si voglia porre come tale. È una di quelle commedie che lasciano sicuramente il tempo che trovano, almeno magari poi è qualcosa di più ragionato, però da quello che ho potuto vedere mi sembra proprio una di quelle commedie che vogliono intrattenere per quel paio d'ore che magari poi ti dimentichi. Ovviamente io vi sto parlando in base a quello che ho potuto vedere dalle immagini che sono state mostrate, quindi magari poi il film a un certo punto ha un twist improvviso e diventa un film profondo che vuole presentare una morale e quant'altro. Quindi da quello che ho visto non sembrerebbe, però è uno di quei film che io guarderei perché sembra essere abbastanza divertente, quindi una commedia che non sembra avere particolari pretese. E poi quel momento di follia di Jean-Jacques Richer, ecco, sembra essere questo invece una commedia di quelle un pochino più brillanti. Quindi dopo il successo di Non sposate le mie figlie arriva questo nuovo film francese che racconta una storia abbastanza bizzarra, quella di un uomo che finalmente dopo un periodo di stress ha un attimo di tranquillità e vuole ascoltarsi questo vinile che si tira proprio per un momento di questo tipo, solo che man mano che lui cerca di avere questa agoniata tranquillità iniziano a succedere cose assurde, tipo il figlio che va a casa sua
e gli rompe le scatole, poi arriva a dare le pulizie, poi l'amante, eccetera, fino a quello che sembra essere un crescendo che porterà il tutto ad assumere tinte surreali. È uno di quei trailer che purtroppo ti mostrano le battute che sembrano essere le migliori e anche lo svolgimento del film. Purtroppo io quando guardo commedie come questa rimango sempre deluso, perché le battute più divertenti, quelle che veramente valgono la visione del film, le mettono quasi tutte nel trailer. Io mi chiedo, ma non potete metterne qualcuna e poi lasciare altre, anche succulente, all'interno del film? No, perché comunque se io vado a vedere una commedia non voglio che mi distruggi tutto il divertimento nel trailer. Moltissime volte invece così è, però devo dire che sembra un film senza ombra di dubbio intrigante, se vi interessano questo tipo di commedie. Poi hanno presentato non con un trailer ma con una clip, belli, anche con più di una clip in realtà, Belli di papà di Diego Batantuono. No, Batantuono a me è un comico che piace tantissimo, è uno che si è evoluto abbastanza nel corso degli anni, ha saputo dimostrare di non essere solo un attore comico. Poi lui ha questa verve particolare, perché lui di fatto è sempre molto calmo, ma con questa sua calma serafica spara delle battute spesso anche molto cattive e acide, che a me fanno spaccare da ridere. E questo Belli di papà è la storia di un imprenditore di successo che ha dei figli nulla facenti che cercano di ispirargli denaro. Allora lui vuole dare loro una lezione. Dalle clip che abbiamo visto ci sono state un paio di sorprese. La prima è Facchinetti, che interpreta il futuro genero di Batantuono. Vedendo la clip con lui protagonista sullo schermo, sono rimasto abbastanza stupito nel vedere che mi sembrava a suo agio. Non mi sembrava particolarmente incapace a recitare, forse perché gli hanno dato un ruolo che magari gli veniva, non lo so, più semplice, perché era più spontaneo, perché magari è un ruolo in cui magari non è richiesta una grande capacità recitativa. Sta di fatto che per quel poco che ho visto mi ha divertito, forse perché comunque la scena funzionava per il ritmo, grazie naturalmente a Diego Batantuono. E poi mi sono ritrovato con sorpresa a sorridere a una scena che conteneva uno dei due Pampers, quello che in Fuga di cervelli interpretava Alonso, il ragazzo in sedia a rotelle. C'è uno scambio di battute tra lui e Batantuono che mi ha steso. Certo, il merito alla fine è sempre di Batantuono, perché se fosse stato un altro attore a interagire con quelli probabilmente non ne sarebbe risultato un effetto comico identico, perché è Batantuono che ha il senso del ritmo e probabilmente riesce a comunicarlo anche ai comprimari con cui recita. Sta di fatto che nonostante a me non piaccia quell'attore, quel comico, perché a me la comicità del Colorado non ha mai fatto ridere, e parlo del Colorado di adesso, perché comunque il Colorado Caffè di una volta non era male, infatti era fondato proprio dallo stesso Batantuono, però mi pare che avesse preso in gestione come conduttore una delle edizioni in cui già stava degenerando, e l'unica cosa buona era appunto proprio lui che faceva Donato Cavallo, quello, il barista del bar fittizio di Colorado. Ecco, dicevo, questo film sembra essere la classica commedia di quelle che divertono, che magari non è che ti lasciano chissà cosa, però ancora più di Fuck You Prof, perché Fuck You Prof sembra essere proprio di quelle sguaiate che con la comicità italiana hanno veramente poco a fare, infatti non è un film italiano. Questa invece è classica commedia nostrana, di quelle che però hanno un qualcosa sotto, che hanno una spinta che le rende appunto parecchio divertenti. Di solito per me a Batantuono è quasi sempre, non dico sempre, ma quasi sempre una garanzia per il divertimento. Poi hanno presentato On Air, che sarebbe il film dello Zoo di 105. Non hanno presentato clip perché non è ancora
stato girato, non so nemmeno di che cosa parli. Sta di fatto che l'interprete sonoro non so se sia una sorta di documentario, non so se sia una storia ispirata alla loro, con loro come personaggi protagonisti, o se sia proprio la loro biografia messa a film. La cosa mi incuriosisce, sì e no, io non sono un grande fan della Zoe 105, devo essere sincero. Chissà se porteranno ancora al cinema Maccio Capatonda, visto che fa parte di quella crew, bisogna vedere. Poi hanno presentato Chiamatemi Francesco, che sarebbe il film di Daniele Lucchetti sul Papa, decisamente non un film che mi interessa, ma che vorrei abbracciare, se non fosse che non è un'entità fisica, perché è grazie a questo film che hanno posticipato a gennaio Quo Vado di Checco Zalone, e quindi grazie a ciò siamo riusciti ad avere Star Wars Episodio 7 Risveglio della Forza, non più posticipato come ci avevano fatto credere per mesi e mesi, ma addirittura anticipato, e saremo i primi nel mondo a vederlo il 16 dicembre, tutto perché per l'appunto volevano mandare in sala questo Chiamatemi Francesco prima del Giubileo, insomma per tutta una questione anche di marketing. Però il film, che è questa sorta di documentario, questa sorta comunque di biopic, diciamo, sul Papa, non è che mi interessa, anche perché sono quei film un po' di comodo, no? Quei film che li fanno per eventi come per appunto il Giubileo, eccetera. Però sicuramente ci saranno un sacco di persone a cui posso interessare. Poi, dopo Chiamate Francesco, hanno appunto annunciato Quo Vado, il film di Checco Zalone, girato tra, cioè in cui il personaggio andrà tra Norvegia e Puglia, ma non hanno mostrato clip perché ancora non ne avevano. E poi hanno mostrato una clip che non era una clip del film, ma una clip rivolta per appunto agli esercenti in sala, perché sapete per appunto che queste giornate servono a proporre i film dei prossimi sei mesi agli esercenti, per mostrare appunto che cosa si devono aspettare, quali film per appunto ci saranno, eccetera. E quindi c'era questa clip che mostrava, non mostrava praticamente niente del film, ma ne mostrava il tono, diciamo, e la fin dei The Pills. Allora, i The Pills penso lo saprete tutti, sono Luca Vecchi & Co, questa web serie particolarissima, bellissima, tutta basata sui dialoghi che sono assolutamente geniali, che si rifanno un po' ai problemi, agli stereotipi delle generazioni di oggigiorno, e trattano temi come droga, sesso, con un'ironia veramente incredibile. Ecco, i The Pills sbarcano al cinema, io mi aspetto veramente grandi cose, innanzitutto perché so che alla regia sono abbastanza capaci, è abbastanza un eufemismo, sono ben più che capaci, ma poi soprattutto una cosa che mi interessa tantissimo è proprio vedere che cosa tirano fuori, perché qua si crea un fenomeno che finora non mi pare ci fosse mai stato, almeno non qui in Italia, ovvero si dice sempre che è difficile portare una serie al cinema. Qua non si tratta di una serie, bensì di una web serie, quindi è la prima volta che una web serie di successo, con le sue tematiche, con i suoi personaggi più riconoscibili, viene portata sul grande schermo. Quindi la grande domanda è: ce la faranno a rimanere quelli che sono sul tubo anche sullo schermo? Dovranno accettare dei compromessi dovuti per appunto alla lunga durata del film, che sicuramente dura molto di più dei 7-8 minuti di una delle loro puntate abituali, poi ce ne sono alcune che durano di più, però comunque il tempo è quello. Ce la faranno oppure dovranno cambiare un po' il loro modo di fare, e quale sarà la storia, cioè come fai a prendere una serie come The Pills e trasformarla in un film, cioè calerai i personaggi in una storia continuativa oppure avrà una cornice che sarà la scusa per procedere a piccoli episodi o piccole gag. Insomma, è un film che mi crea una gigantesca curiosità, inutile dire che sono contentissimo per loro. Ecco, queste giornate estive sono state un po' all'insegna del web, l'ho già detto, perché comunque si vedono, abbiamo visto che c'erano da presentare film con dentro youtubers, oppure film in cui uno o più youtubers erano stati scelti come doppiatori di uno o più personaggi. C'era per l'appunto il progetto, il protagonista 2.0, che è una sorta di progetto di distribuzione relativa a YouTube. Insomma, il web sta assumendo sempre più una connotazione molto positiva e importante del cinema.
con prodotti magari coraggiosi e promettenti, altri magari che puntano di più sul marketing e fanno un po' paura alla gente che si chiede ma come sarà quel film, non lo so, insomma quello di The Pills però mi sembra il progetto più solido perché loro secondo me l'andare al cinema era solo questione di tempo, perché davvero hanno una genialità intrinseca che è fantastica. Spero solo che gli abbiano lasciato carta bianca e che non siano legati ad esigenze di produzione e che sul schermo vedremo i The Pills come li abbiamo sempre conosciuti, con le loro battute, con la loro cattiveria, senza essere edulcorati, perché comunque sarebbe un po' la morte della loro comicità. Per cui io auguro tutto il bene possibile ai The Pills, quindi in bocca al lupo, il lupo in quella balena, tanta merda e tutti gli scongiuri che si possono fare in questo caso. Peraltro nella clip c'erano alcune cose divertenti, tipo loro che si rivolgeva direttamente agli esercenti, faceva dire ma questo film contiene un sacco di cose interessanti. Poi c'è anche mio padre, Gianluca Vecchio, a un certo punto vedi questo signore con i baffi a tavola che fa una foto al piatto di spaghetti e il figlio che gli chiede papà che cazzo stai facendo, e la devo mettere su Instagram. E beh, quella scena mi ha fatto morire da ridere, in sala ridevano tutti, perché comunque sicuramente abbiamo tutti quanti visto sullo schermo una comicità a cui chi non bazzica sul web non è abituato, si è abituati soprattutto in Italia a comicità molto più canoniche, molto più politicamente corrette nella maggior parte dei casi, e i The Pills sono senza mai dubbio una ventata di aria fresca, quindi spero che contribuiscano a migliorare il cinema italiano che ha bisogno di novità, e secondo me chi meglio di loro potrebbe dare un contributo in questo senso. Per cui mi fa piacere che abbiano deciso di puntare sui giovani, e che giovani, gente che comunque ha già dimostrato di avere le idee molto chiare, che può effettivamente cambiare qualcosa in questo ambito, quindi sono molto contento per questo. Poi dopo il film dei The Pills hanno presentato un film con Genovese, Giallini e Smutniak, di Genovese con Giallini e Smutniak, Mastandrea Battiston, Anna Foglietta e Edoardo Leo, che ormai è un prezzemolino, lo troviamo dappertutto, o come attore, come regista, in quelle dei sceneggiatori, insomma è veramente dappertutto. Questo mi fa piacere perché a me Edoardo Leo piace tantissimo, e la trama l'hanno spiegata brevemente, non c'erano clip. Si parla di questi amici che credono di conoscersi molto bene, poi a un certo punto si trovano in una situazione in cui capiranno di essere, però appunto, come dice il titolo, dei perfetti sconosciuti. Poi, ecco, allora, ci sarà un film che si chiama Tiramisù, diretto per la prima volta, quindi la sua opera prima come regista, da Fabio De Luigi con Angelo Duro. Avete visto che recentemente sul web è uscito quel video, La maturità che vorrei, con Angelo Duro e De Luigi, era proprio in relazione a questo, al rapporto che si stava creando tra i due, quindi hanno deciso di provare a diventare virali sul web per vedere se funzionano come coppia comica. A me Angelo Duro in qualità di attore francamente non piace, non mi comunica veramente nulla. Però De Luigi è De Luigi, nel senso che la clip che hanno presentato, che era una clip anche questa per far capire il tono del film agli esercenti, era una clip in cui c'era Angelo Duro che andava da questo distributore, questo capo di distribuzione che era per appunto De Luigi, gli chiedeva se poteva fargli vedere il suo film. De Luigi gli dice: il titolo qual è? Non ce l'ho ancora. Va bene, con quante copie vuoi uscire? Ma non lo so, un centinaio. Dice: no, io ti faccio uscire 1000 copie a Natale. Dice: ma come? Ma a Natale c'è Star Wars? Star Wars lo mettiamo nella sala più piccola, te ti mettiamo una sala 500 posti, militarizziamo le sale, vedi. E c'erano tutti gli esercenti in sala che ridevano perché utilizzavano un gergo molto settoriale, che chi fa questo mestiere rideva, perché poi nominava appunto persone di quelli che stanno proprio dietro a questo ambito, che sono quelli per appunto i presidenti di distribuzione che più hanno influenze. Diceva: io guarda che chiamo questi qui, se non la smetti di lamentarti ti faccio uscire in 2500 copie. Allora Giorgio diceva: no, va bene, ma a me il trailer me lo faccia pagare a me. No, il trailer lo farò io. Era fuori, andava fuori. E De Luigi che diceva: questi giovani d'oggi sono molto arroganti, che è proprio poi il contrario naturalmente di quello che succede di solito. Questo ribaltamento di situazione è stato molto divertente. In sala hanno applaudito a piene mani, perché comunque la clip era geniale. Però in tutto questo Angelo Duro secondo me non funzionava granché, ma funzionava De Luigi, perché De Luigi ha questa verve tutta romagnola, è divertentissimo, è un personaggio fantastico, a me fa veramente morire da ridere in qualunque contesto. Infatti mi spiaceva tanto quando l'avevo visto a partecipare attivamente a Cinepanettoni, fortunatamente poi se n'è distaccato. Certo, ha fatto lui anche la sua bella dose di filmacci, però comunque anche lì lui ci provava a far ridere, anche se poi era pesantemente
imbrigliato dalle esigenze di produzione, però nonostante questo ce l'aveva fatta parecchio comunque lo stesso a farsi strada, e adesso qui al suo primo film vedremo come sarà. Io l'ho detto, è la cosa di Angelo Duro, che non ho niente contro lui, però cinematograficamente parlando, come attore, non lo identifico, perché ha mostrato come recita e non mi piace, devo essere sincero, cioè proprio abbiamo le prove di come sia come interprete, a meno che proprio qui non abbia fatto un salto di qualità, a me non credo che potrà piacere lui come interprete, però aspetto di vedere il film per giudicare, magari poi salta fuori che nel frattempo ha seguito mille corsi di recitazione, però anche in questa clip a me non piaceva come recitava, quindi se la recitazione è quella, meh, però voglio dare fiducia a giusto Fabio De Luigi. E comunque torniamo al discorso del web, anche se Angelo Duro più che altro è conosciuto per Le Iene, anche lui qualcosa sul web ha fatto, per cui sì, vedete, prima hanno fatto la clip che è passata sul web per fare il test, capito? Ormai il web sta diventando veramente importante ed è ora che iniziamo a rendercene conto, perché questa qui non è che l'evoluzione, l'avevo detto quando c'era la storia di Kung Fury che è uscito solo su internet, pian piano anche qui da noi inizierà ad avere un'importanza incredibile la parte web, e lo stiamo vedendo adesso, e non è che la punta dell'iceberg, il web non ha ancora espresso neanche il 10% il suo potenziale per quanto riguarda questo ambito, quindi ne potremo vedere delle belle, si spera che ne vedremo delle belle. Poi dopo il film di Angelo Duro hanno presentato Now You See Me Second Act con Jesse Eisenberg, poi c'è qui come new entry anche Daniel Radcliffe. Allora, il primo Now You See Me a me sinceramente non ha veramente comunicato niente, ma non ha proprio comunicato nulla, non so come mai, non mi era piaciuto, non l'avevo apprezzato, non mi aveva comunicato niente. Questo secondo film, tra altre cose, dal trailer non mi sembra neanche, cioè non sono neanche riuscito a capire bene quale sia la trama, perché nel primo la trama era abbastanza intricata per il film che voleva essere, c'era il plot twist, questa non mi ha fatto venire voglia di vedere il film, capito? Uno guarda il trailer e dice, ah, questo film deve essere interessante, a parte che il primo Now You See Me, non essendomi piaciuto, non mi sembrava neanche degno di un seguito. Si vede che ha incassato, hanno deciso di farlo. Le immagini mostrate sono anche spettacolari, no? Il personaggio di Daniel Craig sembra anche simpatico, fa giochi con le carte. C'è una scena che mi è piaciuta molto di loro che stanno camminando, praticamente si continua a passare questa carta con una destrezza incredibile, e credo che questo abbia un senso nell'ottica del film. In questo trailer non si capisce, però la scena è bella perché è ben diretta, però con lo stesso non ho la smania di vederlo, lo andrò a vedere quasi sicuramente, ma non con la trepidazione che invece ho sentito alcuni che dicono, oh, finalmente lo fanno, mio Dio che bello, non mi fa né caldo né freddo l'idea, però il fatto che ci sia Daniel Radcliffe, un minimo di curiosità me la fa venire, ma non abbastanza da farmi correre proprio col biglietto prenotato da 2 mesi in sala. Vedremo un po' che cosa hanno combinato. Da quello che ho visto, le immagini, alcune immagini erano interessanti, quello effettivamente sì. E il punto è che non mi sembra che ci sia una trama collante tale da indurti a pensare che la storia possa essere qualcosa di interessante, quindi vedremo cosa sarà. E poi hanno presentato, senza clip ma c'erano attore e regista in sala, ovvero il cinepanettone, il Vacanze di Natale ai Caraibi, e io sono rimasto abbastanza interdetto, allibito qua innanzitutto nel vedere De Sica dire io sono contento che mi hanno chiamato qui, perché comunque è una bella cosa, perché comunque De Sica fino all'anno scorso diceva che lui non voleva più farci la panettone, è andato a fare il film con Miniero a fianco di Papaleo, la scuola più bella del mondo, perché lui non voleva più fare il cinepanettoni, perché aveva ammesso di aver sbagliato, che non era dei bei film eccetera. E poi dice, aveva messo di averci guadagnato tutto, ma che ormai era giunto il momento di smettere, perché non si sentiva più appagato, e poi l'anno dopo è lì che dice che è molto contento. Cioè, nel senso, questo cambio improvviso non lo capisco. Io posso capire sicuramente anche la questione finanziaria e tutto, ma mi sembrava più una questione proprio di principio, perché comunque De Sica è uno che lavorerebbe in ogni caso. La scuola più bella del mondo era stato uno dei film più visti dell'ultimo di quel Natale, era stato uno dei più guardati, quindi davvero non capisco per quale motivo abbia avuto questa decisione. E poi Neri Parenti, che parlava del fatto che lui non vuole fare un film diverso, ma vuole fare i film esattamente come erano Natale sul Nino, Natale in India. E io ero lì e dicevo, ma questo si sta vantando di non voler andare avanti, ma di voler fare passi indietro, di rimanere nello stagno. Porca miseria, cioè, capisco, beh, l'esigenza, per amor del cielo, del guadagno che il cinepanettone tira, che finché la gente li va a guardare fa soldi, ma cioè, io ero allibito. Io di questa cosa parlerò
poi sul mio canale più in maniera specifica, perché altrimenti poi questo video durerebbe 20 anni. Ma veramente io ero lì e ho detto porca miseria. Cioè poi tra altre cose avevano presentato proprio 10 minuti prima il film dei The Pills, il film di Diego Badantuono, quello di Luigi eccetera, che comunque erano commedie che sembravano essere sicuramente più interessanti, e soprattutto quello di The Pills, che è comunque un film che dà un grosso contributo, almeno si spera, sulla carta dà un grosso contributo a cercare di migliorare un po' l'ambito della commedia italiana, e poi arriva la cosa del cinepanettone. Certo, vuol dire che c'è un listino variegato, per amor del cielo, ma il cinepanettone è Natale, vacanze di Natale ai Caraibi, con De Sica, no! E vabbè, non lo so, io veramente non so cosa dire, e lo so che uno può dire, beh però hanno puntato anche su altro, allora io piuttosto avrei puntato su un ulteriore film più interessante, piuttosto che fare uno interessante e uno che invece è sempre la stessa roba. Cioè io eliminerei proprio la vecchia roba, che ormai sono 20 anni che nessuno ne può più, perché comunque sì, la gente va ancora a vederli, ma pochi, perché comunque i cinepanettoni stanno iniziando a fare discreti flop nel corso degli anni. Non capisco perché puntare di nuovo su cinepanettoni, che peraltro per il secondo anno consecutivo non è più in mano De Laurentiis, l'anno scorso era Lucky Red, quest'anno è passato a Medusa. Io sono abbastanza raggelato da questa cosa, perché è un ragionamento che proprio non riesco a capire. Quindi io su queste note dolenti, e questa è la cosa che mi ha fatto storcere il naso, ma in maniera esagerata, perché veramente io non riesco a capire che cazzo succede, boh. Sti ragionamenti proprio non li capisco, vabbè. Io vi invito a scrivere un commento qui sotto cosa ne pensate di quello di cui ho parlato, se avete visto alcuni trailer di cui ho discusso, vi invito a dirmi che cosa ne pensate. Fatemi sapere tra quei film che ho nominato qual è o quali sono quelli che attendete maggiormente, che più vi interessano. Quindi io spero tanto troppo, noi ci vediamo al prossimo report, ciao a tutti!